Ciao bimbatti, come state? Eccoci qua per il nostro consueto appuntamento. Anche oggi ho voglia di colorare con voi, un po' per riprendere anche l'attività che avete fatto insieme alla tata Elena. Ho pensato di colorare utilizzando una tecnica un po' speciale, un po' diversa dal solito. Questa tecnica si chiama frottage, è un nome un po' strano, eh? È una tecnica che veniva utilizzata, pensate, da persone che vivono in un paese lontanissimo, addirittura dalla Grecia. E avremmo fatto sicuramente questa esperienza anche al nido insieme, ma purtroppo essendo a casa, io ve la propongo da casa. Quindi, se siete pronti, io inizierei a colorare con voi. Prima di iniziare la nostra esperienza bisogna procurarsi il materiale naturale necessario, quindi io sono scesa in giardino e ho raccolto elementi naturali come i fiori, dei petali di rose, delle foglie, un rametto di rosmarino, una foglia di salvia e tutto quello che vi colpisce e vi sorprende. La prima esperienza che voglio proporvi oggi è il frottage con i pastelli a cera. Quello che vi occorre è un foglietto di carta, dei pastelli a cera e alcuni elementi naturali che avete raccolto dal vostro giardino o dal parco. Io ho scelto due foglioline, poi le ho coperte con un fogliettino di carta. Con il pastello a cera sfreghiamo la superficie del foglio. Ecco il risultato, l'impronta delle nostre bellissime foglioline. La seconda esperienza invece è il frottage con le matite colorate, quindi procuratevi sempre un foglio di carta, gli elementi naturali e le matite colorate. Io ho scelto un petalo di rosa e una fogliolina. Coprite gli elementi naturali con il foglietto di carta e iniziate a sfregare la matita colorata come prima avete fatto con i pastelli a cera. Ecco qua il nostro fantastico frottage. Con i nostri petali o fiori possiamo fare un'altra esperienza molto divertente. Oltre agli elementi naturali vi serviranno anche un mattarello, un fogliettino di carta e un pezzettino di carta da forno. Scegliete i vostri fiori e petali e posizionateli sul foglio. Poi coprite gli elementi naturali con la carta da forno. Muovete il mattarello avanti e indietro e siete pronti a vedere l'effetto. Guardate, i nostri fiori hanno lasciato la loro traccia. Ma guardate bene, la traccia dei nostri fiori è rimasta anche sulla carta da forno. L'ultima esperienza invece che voglio proporvi oggi è proprio speciale e molto divertente. Allora, io ho preso due foglie dal mio giardino, un cartoncino bianco, della tempera, ovviamente voi potete prendere il colore che preferite, e un pennello. Iniziate a colorare un lato della foglia con il pennello. Potete anche colorare metà foglia con un colore e metà di un altro colore. Poi girate la foglia sul cartoncino bianco. Piano piano sollevatela. Guardate un po' che bello, è rimasta l'impronta della nostra foglia. Poi ho preso la seconda foglia e anche questa l'ho colorata. Piano piano l'ho sollevata. Wow, avete visto che bella la nostra foglia? Ecco le nostre opere d'arte. Bene, bimbi, ora potete divertirvi e dare sfogo alla vostra fantasia.